Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sono Roberto Celestri, professione filmmaker. Creo contenuti d'arte per i social. L'arte mi emoziona, mi fa pensare ed è un vizio di famiglia. Seguitemi. In Sicilia esistono 7 siti riconosciuti patrimonio mondiale dall'UNESCO ed il mio preferito è la Cattedrale di Palermo. E io ci sono sopra. La cattedrale raccoglie nella sua architettura tutta la storia di Palermo e le dominazioni che si sono succedute nei secoli, romane, bizantine, arabe e normanne. La sua edificazione è molto antica. Un primo tempio venne costruito nel IV secolo d.C., quando l'imperatore Costantino proclamò l'editto di tolleranza nei confronti dei cristiani e fu consacrata alla Vergine Maria nel VII secolo d.C. Di quel periodo rimane solo questa cripta, dove sono conservati dei sarcofagi antichissimi. Dopo i bizantini, nell'832 d.C., arrivarono gli arabi, che trasformarono questo luogo di culto in una grande moschea chiamata Gami. La storia ci racconta che nel 1061 i normanni sbarcarono in Sicilia e la conquistarono, restituendo la chiesa al culto cristiano. È attorno al 1170, durante il regno di Guglielmo II, che l'arcivescovo di Palermo, Gualtiero Familio, avviò i lavori per un nuovo maestoso duomo. Le modifiche continuarono fino all'Ottocento. Nella cattedrale sono conservate moltissime opere d'arte, come il prezioso ciborio seicentesco in lapislazzuli che decora la Cappella del Sacramento, la Madonna Libera Inferni, opera di Francesco Laurana, e la famosa Cappella di Santa Rosalia, la patrona principale di Palermo. Le reliquie di Santa Rosalia sono conservate all'interno di una preziosa urna realizzata da argentieri palermitani. Una delle attrattive maggiori della cattedrale sono le tombe reali. Qui sono sepolti Ruggero II, primo re di Sicilia, Costanza d'Altavilla, Enrico VI di Svevia e il loro figlio Federico II. La sua tomba è quella più imponente. Qualcuno ha detto giustamente che visitare la cattedrale di Palermo è come sfogliare un libro di storia dell'arte e dell'architettura. E io sono arrivato all'ultima pagina, quindi vado via, ma prima faccio un ultimo video.